Oggi mi sono superata, guardate qua, una super frittatona, ziti, zitoni, candele, cotti, interi. Guardate come sono belli, invitanti. D'estate, per portare al mare, per portare i picnic, è perfetta. E poi si cuoce al forno, la mattina presto. Ingredienti. Un mezzo chilo di pasta, io farò queste che da noi si chiamano candele, però potrete usare anche gli ziti, qualsiasi tipo di pasta che vi piace. Della ricotta, della scamorza, mortadella, salame, parmigiano, pecorino grattugiato, uova, io tenevo pure un po' di ricotta salata, che facevo una levata. Acqua bollente salata, io li cuocio interi perché così poi rendo la fotografia su più belli. Mi raccomando, scoliamoli al dente, anzi questa cottura che deve andare in forno si chiama al chiodo. Prepariamo il condimento. Uova abbondanti, abbondiamo qua, perché che facciamo, le cose ci mangiamo solo noi, poi si conservano a lungo. . 200 g di ricotta, circa, qua le dosi non sono precise, quello che ci mettete ci provate. Un centinaio di grammi di formaggio, pecorino e parmigiano. Ricotta salata, si adenite, se no passate. Dopo che scamorza, provola, quello che volete. Mortadella, sempre se la preferite. Salame. Un bel ruoto, bello grosso, capiente, imburrato. Facciamo fatta una bella passata di sugna. Sistemiamo un po' la pasta, facciamone uno strato. Distribuiamo un po' di questo composto, come vogliamo chiamare, io direi sta roba buona. Facciamo un altro strato di pasta e poi versiamo tutto il resto qua. Inforniamo a 160 gradi per un'oretta. Ci regoliamo un po', dipende dall'altezza. Ad cuocere piano piano. Quando è bello aggrascato, come si dice da noi, o arruscato, come si dice a Napoli, o le vamo. E prima ci ho mangiato, però mamma fa raffreddare. Che guai. Yeah, questa qua è proprio che ma dice mangia, mi sta dicendo questo cric. Oh madonna. Maronna, ma quando sono brava. Sapete una cosa? Mi ricordano i buchi dei panettoni moderni. Assaggiamola. Che bomba. Non ha bisogno di commenti.